Detto in linguaggio diplomatico, mi sembra un intervento del tutto inappropriato, è un eufemismo, diciamo, perché ognuno deve pensare a casa sua prima. Questo è meno diplomatico, ma forse si capisce meglio. Però, detto questo, io è una avvisaglia la dichiarazione di oggi dell'ambasciatore, le agenzie di rating, e io qui ci vedo una responsabilità di chi via via ha costruito questo appuntamento come se fosse un giudizio di Dio, mettere in gioco il governo, perché metterla giù così vuol dire dare un'occasione, primo, alla speculazione finanziaria. Che aspettano il risultato del referendum. Secondo, ci si presta alle incursioni di chiunque voglia comunque mettere le mani, diciamo, in qualche misura nel nostro sistema. Allora, sia chiaro, vuol dire che possiamo avere davanti dei mesi di turbolenze sotto questo profilo. Deciderà il 26 la data del referendum e certamente deciderà l'ultimo giorno possibile per prendere più tempo possibile, per avere più strumenti per condizionare il voto, per comprarsi il voto con la legge di stabilità, la legge di bilancio, per comprarsi il voto dei pensionati, dei giovani, degli artigiani, dei commercianti, ma come? Facendo debito e facendo deficit. Questo stato di cose produce instabilità e questo fa scappare gli investimenti stranieri, altro che il no al referendum. Ambasciatore Philips, devo dire ancora una volta bravo al Presidente della Repubblica che ha messo le cose a posto e ha prodotto un effetto boomerang per Renzi, ma di effetti boomerang Renzi ne vedrà tanti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.